quando lo hai provato tra il Sol e il Re, prendi il link che ti metterò qui sotto del nuovo PDF sulle corde vuote. La prima riga fa così. Va sul Do, torno sul Sol. Va sul Re. Sale sul La. Torna sul Re. E poi torna a casa sul Sol. One, two, three, four. Chiaramente il cambio corda non si dovrebbe sentire, ma in questa fase dello studio è bene che voi la facciate sentire, perché dovete percepire con il vostro orecchio il cambio della corda. Quindi ci sarà un momento prima del cambio effettivo della corda in cui le due corde suonano contemporaneamente. Questo va benissimo, non è un errore, è una cosa che devi assolutamente fare per migliorare la tua percezione e la tua consapevolezza di questo nuovo esercizio. Dopodiché, quando lo hai fatto un bel po' di volte, cominci a togliere questo piccolo difetto, chiamiamolo, facendo sentire sempre meno la sovrapposizione fra le due corde. Come sempre ti metto il file PDF liberamente scaricabile dal mio sito riccardobortolaso.com. Se hai qualunque dubbio scrivimi nei commenti, metti like, metti mi piace, ricordati di iscriverti al canale, di cliccare sulla campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!